Salve a tutti, l'argomento di oggi su Tag Medicina è un argomento interessante e stuzzicante, anche uno dei motivi per il quale più frequentemente il paziente contatta l'andrologo, magari in maniera anonima, la possibilità di allungare il pene. Desiderio di molti uomini, fino a oggi le possibilità sono chiaramente di tipo chirurgico o parachirurgico. Per allungare e ingrossare il pene dobbiamo chiaramente interrompere la continuità del legamento sospensore che lo collega al pube, quindi sezionare il legamento sospensore, e per ingrandire il suo volume oggigiorno si utilizzano tecniche ambulatoriali di infiltrazioni con ad esempio l'acido ialuronico cross linkato. L'articolo di oggi apre diciamo così, una possibilità, una finestra nel futuro, non è chiaramente attuabile in questi tempi, ma potrebbe nel tempo trovare un suo spazio. Gli autori hanno individuato innanzitutto una molecola, la peridinolina, che è in grado di rimodellare la tunica albuginea. Noi abbiamo la tunica albuginea che è molto estensibile e elastica perché accompagna i corpi cavernosi durante l'erezione. Questa molecola, da un nome difficile, la peridinolina, è in grado di rimodellare, come se avessimo una molla con la memoria, per cui noi la allunghiamo, però poi questa molecola fa sì che la molla ritorni alle sue condizioni originali. Allora, chiaramente, qual è stato l'approccio degli autori? Intuitivo forse. In gruppi di controllo, parliamo chiaramente di cavie, si è riusciti a interrompere l'enzima che provoca la formazione della piridinolina, la lisilossidasi. Allora, a questo modo noi cosa possiamo fare? Distendiamo la tunica albuginea dei corpi cavernosi, ad esempio con un vacuum device, quei sistemi a vuoto che si utilizzano spesso nel trattamento della disfunzione erettile, allunghiamo il pene e impediamo che questa molecola riporti il pene nella sua posizione, cioè blocchiamo l'enzima che fa sì che si produca questa molecola. Quindi blocchiamo la lisilossidasi che a sua volta è responsabile della produzione di piridinolina. Ecco quindi che noi distendendo il pene facciamo sì che questo non ritorni poi nelle sue dimensioni naturali. È un approccio interessantissimo, chiaramente può essere anche foriero di qualche battuta, è normale che non si può fare un'estensione ad libitum, sempre per quello che poi è consentito anche dall'anatomia dei corpi cavernosi, perché la tunica albuginea riveste i corpi cavernosi, però potrebbe chiaramente una volta perfezionato e individuata la giusta modalità di approccio essere interessante per proporre l'allungamento del pene per quei pochi centimetri che oggigiorno richiede però un intervento chirurgico. Seguiamo quindi l'argomento e teniamoci pronti a delle novità. Con questo vi saluto e vi auguro una buona giornata.